Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul nostro nuovo video, la taverna dello svapo. Io sono Gabri. Io Birillo. Oggi andremo a recensire il Medusa della Greek Vape. Birillo, facci pure vedere che cosa contiene. Allora, contiene, apriamo subito la sua scatolina della Greek Vape, come al solito, bella scatolina con tutte le specifiche sopra, ha la sua chiavetta, come al solito siamo pieni di queste chiavette, i suoi ring e i grani di ricambio e l'Atom, bellissimo Atom con quattro forellini dell'aria a medio dripper, sì. Un dripper RDTA che ha il suo, ora lo andremo a aprire, all'interno ha una grossa vasca, ora lo metto sopra la Noisy Cricket. Noisy Cricket. E lo andrò a aprire che c'ha il lucchetto da una parte, ora vi farò vedere. C'ha il lucchetto con una freccetta. Ha il lucchetto con una freccetta che vi segnala quando è chiuso o quando è aperto. Lo andiamo a aprire, lo andremo a rigenerare sempre col nostro filo RDTA, 5 giri sulla punta da 3. Ha una tank praticamente sotto che trattiene un pochino di liquido. Ha un po' più di spazio, diciamo. Ha un po' più di spazio, andri per normale. E ha le torrette velocity, tipo il tsunami. Molto facile da regenerare. Molto facile da rigenerare, fai presto, una stanghetta di sotto. È fatto. Perfetto. Lo andiamo a chiudere. Sempre riposizionando la freccetta sul lucchetto. Okay. E si porta direttamente i fori dell'aria sopra alle resistenze. A posto. Ora andiamo a drippare un pochino con il liquido Power da DJ Svapo. Grazie, lo ringraziamo per averci iscritto nel commento del nostro video. Niente, adesso andiamo a aprire sempre la scatola e andiamo a drippare. Contiene un po' di liquido questo dripper. Va bene? Sì, va bene. Vai, dacci la svappata. Andiamo a provare questo RDTA. Fumo le qua. E fa abbastanza di fumo. Va davvero tanto. E di sapore? Viene su bene e ti lascia un buon retrogusto, a me piace tanto. Prova a farci un po' due svapate te. Il fumo ne fa, non c'è niente da dire. Fa un botto di fumo. Io pensavo che facesse meno fumo, vedendo che è basso come dripper. Non scalda neanche tanto, non scalda. Non scalda. Con questo ciuff che dissipa un po' il calore. Per noi, secondo me, è un buon prodotto, a basso costo. Come al solito, la Greek Vape fa prodotti a basso costo, ma per ora ottimo. 27 euro l'ho pagato. Arriva sempre al nostro negozio di fiducia, lo pagiamo sempre. Niente. Lo consigliamo. Lo consigliamo. Se vi piace avere un dripperino RDTA che contiene un pochino più di liquido, che magari te lo carichi, e ci fai qualche svapata in più, normale che non devi andare a sempre drippare ogni 3-4 tiri a drippare. Questo secondo me può fare a caso vostro. Allora, noi vi lasciamo così, seguiteci sul nostro canale su Instagram e Facebook, la taverna dello svapo, e iscrivetevi al nostro canale, lasciate un like se il video vi è piaciuto. Dalla taverna dello svapo è tutto, un bacio.